Il primo colpo d'occhio è la presenza tra il pubblico di tanti giovani appassionati. Che effetto fa il podcast su di loro? Perché è così popolare? Perché è un nuovo strumento nuovo, poi non è neanche più tanto nuovo, ma è uno strumento straordinario per raccontare storie, per ascoltare storie. Quindi è un nuovo strumento, un nuovo media, in un momento in cui i media tradizionali sono oggettivamente in crisi di contenuti. E quindi per questo penso che tanti ragazzi si avvicinino ai podcast. È a rischio la televisione? No, però che la televisione in questo momento non abbia tante offerte creative di qualità è un dato di fatto. E questo sta succedendo e quindi si cerca altrove quello che non si trova più, forse.